Allora, come prima cosa facciamo quell'esercizio che vi avevo promesso, quello su, diciamo, il passaggio dalla struttura decimale a sottoforma di frazione e viceversa. Lo faccio non soltanto perché non voglio ripassare un po' di algebra, ma perché voglio arrivare a questa cosa qui. Allora, voi avete questi due numeri, 0,49 periodico e 0,5. Chi è più grande? Noi siamo abituati a pensare che ogni numero abbia una scrittura unica sotto forma decimale, ma non è così. Proprio i numeri razionali non hanno una scrittura unica, si possono scrivere in modo diverso. Anche 1 e 0,9 periodico sono uguali. Però vi devo convincere di questo fatto. Allora, innanzitutto, che un numero razionale, cioè che una frazione si possa scrivere in forma decimale usando il periodo, quindi sia un numero decimale con una parte decimale finita o periodica, questo credo che sia evidente a tutti. Però qua la dimostrazione è piuttosto semplice. Per esempio, se io voglio fare un settimo, a un settimo è 0,1 resto 3. Vabbè, abbasso lo 0 figurativamente, quindi 4 e resto 2. 2 e resto 6. 8 e resto 4. 5 e resto 5. 7 e resto 1. A questo punto, come vedete, siccome sto dividendo per 7, i resti possibili, a parte il discorso che vengono i decimali o la virgola nel diciamo quoziente, ma il problema è che siccome qui abbiamo solo numeri interi, il numero, diciamo, i possibili resti possono essere, vabbè, se è 0 la divisione finisce, quindi la scrittura decimale si arresta, oppure se non è 0 a un certo punto si deve ripetere, perché in questo caso i resti possibili sono 6, sono i numeri da 1 a 6, quindi qua abbiamo adesso 3, 2, 6, 4, 5, 1, e vedete, se adesso abbassiamo 1 a 0 siamo esattamente nella situazione di partenza. Vabbè, il primo non era un resto ma era 10 perché era 10. Però che cosa vuol dire? Che la prossima cifra sarà 1, quindi si ripeterà, dopodiché si ripeterà tutto tale quale. E quindi, senza continuare, io dico che un settimo è 0,442857. Chiaro? Ah, questo numero, questa divisione non l'ho fatta. Vabbè, è chiaro che se facessi qualunque altra, calcolassi qualunque altra frazione, per esempio 19/23, sarei punto da capo, perché per esempio sarebbe 0, poi 190, quante volte vedete sarà nel 190, comincio a scrivere, c'è un resto, poi abbasso 0, continuo a scrivere, ci sono altri resti, più di 22 situazioni diverse non le posso avere, perché 0 non verrà mai, perché non è una frazione che abbia un'espansione decimale finita. I resti quindi saranno sempre diversi da 0, i resti diversi da 0 minore di 23 possono essere da 1 a 22, quindi a un certo punto la situazione si deve ripetere. Quando si ripeterà metto un bel periodo su quello che c'è e quindi avrò un numero che si andrà a scrivere in espansione decimale con un'espansione decimale illimitata, magari, o finita o illimitata però periodica. Quindi abbiamo dimostrato
che ogni frazione scritta in forma decimale corrisponde a un'espansione decimale limitata, per esempio 3 quarti è 0,75. Vabbè, posso anche aggiungere infiniti zeri dopo, ma non, in genere non si mettono, e, oppure non limitata ma periodica, quindi con le cifre che a un certo punto si ripetono ciclicamente o parti di esse, insomma, perché posso avere anche un antiperiodo. Ok, adesso devo dimostrare il contrario. Per dimostrare il contrario, per esempio, parto da un esempio. Supponiamo di avere 2,347 con solo il 47 per euro. Io lo voglio scrivere sotto forma di frazione. Come faccio? Allora, innanzitutto, supponiamo che, diciamo, lo chiamo x per adesso, poi voglio trovare che frazione posso mettere al posto di x. Beh, innanzitutto posso fare in modo che quello che sta dopo la virgola sia solo il periodo, però ovviamente per far questo devo moltiplicare per 10, quindi 23,47 periodi è uguale a 10x. A questo punto il membro di sinistra lo scrivo come la parte intera più quello che rimane. Quello che rimane sarà un numero del tipo 0, e poi dopo la virgola ho un certo numero di cifre decimali che si ripeteranno. Ok? Ho il periodo. Ovviamente se riuscissi a trasformare questo sotto forma di frazione, il problema è risolto, perché faccio la somma, divido per 10 e trovo ancora una frazione, quindi x sarà, sarà scritto sotto forma di frazione, quindi sarà risolto non solo dal punto di vista teorico ma anche pratico. Allora, l'osservazione sta esattamente in questo fatto qua. Cominciamo a fare per esempio una divisione del tipo 7 diviso 9. Quanto viene? 0,7, ma qua 6. 7 per 9 63, resta 7, quindi 0,7 per 8 è 7,9. Se lo fate con un'altra cifra viene la stessa cosa. 5 fratto 9 viene 0,5 periodico, 1 fratto 9 viene 0,1 periodico, che è la cosa più facile da ricordare. Un nono è uguale a 0,1 periodico. E un 99esimo (0,01 periodico). Questo è facile, basta fare la divisione, viene una volta viene 0, una volta viene 1, una volta viene 0, una volta viene 1, perché diciamo, siccome è un 99, quando avrò il resto 1, prima ci metto uno 0, viene 10 e viene 0, poi quando arriva a 100, 100, 99, 100 ci sta una volta, con il resto 1. E un 999esimo 0,001, e questo è periodico, tutte e tre le cifre sono periodiche per lo stesso motivo. Quindi tutto sommato questa osservazione non è complicata da ricordare, è molto più facile ricordare questo, cioè in realtà non è che neanche da ricordare, perché da come avete risposto, dalla immediatezza con cui avete risposto, lo sapete già. E allora 0,47 periodi, chi è? 47,99, perché se io moltiplico, se io prendo 0,010101 per 47, se ci fate caso, quando vado a moltiplicare, questo diventa 47, questo diventa 47, non ci sono sovrapposizioni, overlap quando vado a fare moltiplicazioni. E quindi tutto questo per 47 fa, scusate, ho messo una parentesi che non si è più, 0,47 periodico.
ma se quello era 1,99 moltiplicato per 47 è 47,99. Allora io ottengo che 23 più 47,99 è uguale a 10x. A questo punto è facile ricavare x. Se preferite, così vi ricordo la regola come era fatta, x è uguale a 23 per 100 meno 1 più 47 fratto 99, poi devo dire ancora per 10, quindi 990. Se sviluppiamo il numeratore, qua sopra ottenete x uguale 2347 meno 23 fratto 990. Vedete, per 100 fa 2300, più 47, vedete, si giustappongono proprio in maniera perfetta, viene ricostruito 2347, cioè il numero senza virgole, senza segni di periodicità, meno 23 fratto 990, che è la regola famosa che dice che dovete prendere il numero senza segni di virgola o di periodicità, quindi periodo e antiperiodo, meno l'antiperiodo, fratto tanti 9 quando sono le cifre del periodo e tanti 0 quando sono le cifre dell'antiperiodo dopo la virgola. Però se la scrivi così e se te la ricordi così, dopo due giorni te la sei dimenticata. Quindi in realtà, se io mi ricordo che questi sono 47,99, è tutto facile. Vediamo se abbiamo imparato. Proviamo un altro. Allora, facciamo 3,132, 32 mettiamo periodo. Vabbè, potevo cambiare almeno. Vabbè, mettiamoci 322. Allora, che devo fare? Questo è x. Allora, io ho 10x uguale 31 più 321 fratto 999. Quindi è uguale 999, 31.321 meno 31. Perché come ho fatto? Qua l'unica cosa è che invece di moltiplicare per 999, che tra l'altro sarebbe pure, dovrei fare una moltiplicazione, faccio per 1000, quindi viene 31.321, meno 1 per 31 fa meno 31, lascio di dare. Adesso li divido per il 10 e quindi ottengo x uguale 31.321 meno 31 fratto 9.990. Oh, l'ho lasciato scritto così per rendere, potevo fare la differenza, no? 31.290. Però per lasciare evidente la regola, il numero periodo diciamo antiperiodo e periodo meno l'antiperiodo fratto 89 quando sono le cifre del periodo e tanti 0 quando sono le cifre dell'antiperiodo dopo la virgola. Allora, adesso noi abbiamo in sottofondo questa uguaglianza qua. Beh, innanzitutto, se è vero quello che ho detto, cioè se quei due numeri sono uguali, se vado ad applicare questa regola deve dare la stessa frazione. Allora, cosa intendo dire? Intendo dire ,5 è chiaro, 5 decimi semplificando un mezzo, quindi qua non c'è bisogno di fare nessuna regola perché l'espansione decimale è limitata, quindi è 0,49 periodico. Devo fare 49 meno 4 fratto cifra del periodo 1, cifra dell'antiperiodo dopo la virgola 1, 0, 45 novantesimi, un mezzo. Ma è la stessa cifra, è la stessa operazione. Eppure disturba ancora un po'. 0,5 è una cosa, 0,49 periodico è un'altra cosa. No, è la stessa cosa. Perché io sto dicendo, vabbè,
diciamo qua c'è 0, qua c'è 1, qua c'è 0,5. Se io arrivo fino a 0,4, poi 0,49, 0,499, cioè mi sto avvicinando sempre di più a chi? 0,5. In... noi il concetto di linea, il limite abbiamo definito, no? Quindi, però dov'è implicitamente definito? Il fatto che noi 9 c'è il periodo, oppure che scriviamo 999 con i puntini, quindi dobbiamo continuare a scrivere 9, quindi dobbiamo continuare questo procedimento e lo dobbiamo continuare all'infinito. Quindi se lo continui, diciamo là c'è scritto che se lo continui all'infinito questo procedimento arrivi esattamente allo stesso punto di prima, arrivi sempre a 0,5. Quindi non esiste 0,49 periodico come distinto da 0,5, no. 0,49 periodico e 0,5 sono lo stesso. È chiaro fino a qui? Bene. Ok. Abbiamo fatto un pochino d'altro. Invece adesso continuiamo a fare un pochino di probabilità, perché è quella che per adesso ci consente di fare più curve, insomma. Di analisi abbiamo fatto ancora poco. Recupereremo questo. Allora, qua dentro siamo una cinquantina di persone. Allora, fatemi ricontare, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 34, non lo so, 35, 38, 40, 43, 43, perfetto, pure qualcosa in meno. Allora, io voglio fare una bella scommessa. Vediamo un po'. Se, tra l'altro questo esercizio viene detto in una maniera non corretta spesso. Anzi, faremo due esercizi, anche un altro esercizio di probabilità molto istruttivo. Comunque, cominciamo a fare questo. Questo è un noto paradosso in matematica. Secondo voi la probabilità che ci siano due persone nate nello stesso giorno e stesso mese, dato che voi dovreste essere quasi tutti nello stesso anno, potete anche aggiungere lo stesso anno, è più della metà o meno della metà? Allora, se io scommetto, allora dovete scommettere. Allora, ci sono almeno due persone con la stessa data di nascita. La domanda è questa. Allora, ciao. Sì? No. Allora, quanti pensano che la risposta a questa domanda sia sì? Alzate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12. Quanti pensano la risposta sia no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, diciamo qua mettiamo 12 sì, 18 no, il resto non pensa. 35. Quindi la maggioranza pensa che non ci sia due persone con la stessa data. E come ha ragionato? Tu hai votato sì o no? No. Come hai ragionato? E comunque è una probabilità bassissima, non ci siano due persone con la stessa data. Perché? Perché noi siamo 50, ci sono 365 giorni. Ci sono 365 giorni e... È una
anche perché lei ha detto che 50% di possibilità. E poi comunque stessa data. Ma io non ho detto niente sulle possibilità. Anche stesso anno. Ho detto che mi sono sbilanciato pure sullo stesso anno. Appunto. Allora, quindi, prima di affrontare questo esercizio in maniera corretta, vediamo un po'. Gennaio, chi è nato a gennaio? Giorni? 26. Gennaio non va bene. Febbraio? 14. Niente. Marzo? Giorni? 15. 1. Aprile? Vai. 26. Solo tu. Giustamente, no? Potevo risparmiarmi di fartelo dire per la parola. Maggio, qua è più interessante. 3, 25, 19, 15. Giugno, 19, 29, 28. Beh, fermo là. Vedi, là è giugno. Anno? 1994. Ah, quindi hanno vinto, sì. Allora adesso vediamo, allora, vediamo qual era la probabilità. Cerchiamo di capire qual era questa probabilità. Allora, come si deve fare questo punto? Mettiamo giorno e mese. Perché io qua ho sfruttato il fatto che voi siete tutti buona parte del 94, tranne qualcuno che è andato in primina, qualcuno che... Ok? Allora... Qual è la probabilità che, rispettiamo l'italiano, ci siano almeno due persone stesse della rinascita giorno e mese? Ovviamente la probabilità la chiamiamo P di N, perché dipende da N. Allora, cominciamo a fare uno specchietto. Se N è uguale a 1, quando fa P di N? 0. Una persona, non ci sono due persone, quindi non ci sono due persone che possono avere la stessa idea. Con n uguale 2, qual è questa probabilità? 1 su 365. Allora, la prima persona, allora, trascuriamo per semplicità i nati negli anni bisestili. Tanto 94 non era bisestile. Quindi mettiamo la differenza di 3 anni. Eh? La differenza di 3 anni, cioè 94, 95, 93. Lasciamo sta. Fai conto che il 29 febbraio non esiste. Chiaro? Perché si chiama bisestile, l'anno bisestile? Quanto dura un anno solare? 5 giorni, 23 ore e 48 minuti. E poi secondo noi. Allora, qual è la regola? Quali sono gli anni bisestili, insomma? Allora, se per aggiustare il calendario con la fase solare, altrimenti ci ritroviamo a un certo punto che l'inverno viene d'estate, l'inverno viene, diciamo, a luglio, ogni 4 anni, per recuperare le 6 ore in più, si aggiunge un giorno, perché le 6 ore non l'ho contato il primo anno, l'ho contato il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno ne conto 6, ne conto 24. 6 per 4 quindi questo anno diventa bisestile. Perché si chiama bisestile?
Qual era il giorno in più? Dove veniva messo il giorno in più nel calendario? Era il 23 febbraio. I romani contavano i giorni a scalare. C'erano le idi, che era il primo giorno del mese nuovo. Poi c'era primus, secundus, tertius, che erano i giorni precedenti. Allora, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il 23 febbraio era il sesto giorno prima delle idi di marzo. Allora, quindi quando arrivavano a scalare, ottavo, nono, sextus, bisextus. Da qui bisestile. Quindi noi... allora, aspettate. È una cosa incidentale, però vale la pena di essere... e adesso però, col calendario, se metto sempre anni bisestili, da che andavo a perdere ore, adesso vado a guadagnare. Perché? Perché non erano 6 ore, erano 5 ore e 48 minuti, quindi ci guadagno 12 minuti per 4. Quindi guadagno, quando metto l'anno bisestile, ho esagerato di 48 minuti. Allora, che significa? Quanto è 48 minuti rispetto alla giornata? Quanti minuti ci stanno in un giorno? 24. Quanti minuti ci stanno in un giorno? In 24 ore? Oh, 1440. Ok? Quanto è sto rapporto? Semplifichiamo un po'. Dividiamo per 3. 16. E qua viene 480. Ah. Allora. Dividiamo per sì, per 16. 1 su 30. No, stavo a pensare un'altra cosa. Quindi dovremmo, di questi anni bisestili, toglierne circa 1 su 30. E come si fa a toglierne circa 1 su 30? In realtà non se ne tolgono 1 su 30, ma se ne tolgono 3 su 100. Quindi poi bisogna contare i minuti, no? Bisogna vedere. Forse 3 su 100 è un'ottima approssimazione. Come si fa a togliere 3 anni bisestili su 100? No, si saltano, allora si saltano, i bisestili si saltano, sono quelli di fine secolo. Se è divisibile per 100 non è bisestile, ma 2000 era bisestile, e infatti quelli divisibili per 400 sono di nuovo bisestili. Quindi in un ciclo di 400 anni tu ne hai tolti 3, per esempio dal 1600, dal 1601 al 2000 hai tolto 1700, 1800, 1900, ma non il 2000. In 400 anni ci sono 100 anni bisestili, quindi ne hai tolti 3 su 100. Che è 1 su 33 euro. E quindi più o meno torna. Quindi la regola è quella lì. Quindi nel 2100 il 2100 non è bisestile, come ovviamente saprai quando ci arriverai. Stavolta c'ha ragione lui. Perché ridete? Ci arriveremo tutti se Dio vuole. Allora, quindi torniamo poi sul calendario, ci ritorniamo perché il calendario è complicato. 364 su 365. Se le persone sono 3, quanto è sto numero? Qualcosa fra 365.
io dico che 364 su 365, scusate, qua è 1 meno, quindi 1 su 3, qua è 1 meno, e qua devo aggiungere 363 fratto 365 altro. Allora, come ho ragionato? Qua bisogna fare un piccolo ragionamento. Allora, io ho le mie 365 caselle. Metto una croce. La prima la posso mettere dove mi pare. La seconda, quando è che non ci sono le persone, due persone? Quando non l'ho messa dove stava la prima. Quindi ho 364 su 365 possibilità. La seconda ci mettiamo qua lì. La terza non si deve andare a sovrapporre né alla prima né alla seconda. E quindi ci mettiamo un altro segno. Vabbè, possiamo anche mettere tutte croci. Basta che la croce che vado a mettere non si sovrapponga a nessuna di quelle precedenti. In questo caso non ci sono, diciamo, due persone nate allo stesso giorno. Qual è il caso in cui ci sono due persone nate allo stesso giorno? In tutti gli altri casi, cioè la probabilità diventa 1 meno questa probabilità. Cioè stiamo sfruttando il fatto che la probabilità di omega meno a è uguale a 1 meno la probabilità di a. Omega è l'evento certo. È l'evento di probabilità 1. La probabilità che uno abbia la data di nascita è 1. A è il nostro evento, non ci sono, scusate, A è l'evento in cui non ci sono persone nate lo stesso giorno, e il complementare è omega meno A. Ok? La somma di queste due probabilità deve fare 1, perché 1 o è vero un evento o è vero l'evento opposto, diciamo l'evento complementare per precisione. La probabilità di A l'ho fatta sfruttando questa cosa. A lo sto vedendo come la probabilità di A1 intersecato A2 intersecato AN-1, dove A1 è la probabilità che il secondo non sia nato nella stessa data del primo, A2 che è la data che il terzo, la probabilità che il terzo non sia nato nella stessa data dei primi due, e così via. Siccome questi eventi si intersecano, se sono indipendenti, questo è un concetto poi di probabilità che vedete quando fate il teorema della probabilità, allora la probabilità è il prodotto delle probabilità, ma si vede anche intuitivamente. Diciamo, se la prima probabilità è 364 su 365, la seconda, se io scelgo a caso, quando ho messo il tondino, qua avevo 364 caselle libere su 365 per non beccare la croce. Quando ho annerito, le caselle libere erano 363. Quindi se scelgo a caso, la probabilità delle due cose insieme è il prodotto delle due probabilità. Allora, quando arriviamo a 43? È 1 meno quanto? 1. Qual è l'ultimo numero al numeratore? 365 alla 40? 2. Vedete, 3, 365 alla seconda, 2, 365 alla prima. Ogni volta aggiungete 365, il primo non conta, il primo serve solo per fissare la crocetta lassù. Quindi devo fare questo conto. Adesso è il problema. Allora, innanzitutto quello che è stato già fatto il conto, basta
su qualunque testo, la probabilità scende sotto la probabilità di A scende sotto al 50%, quindi diventa maggiore del 50% la probabilità che ci siano due persone con la stessa data di nascita a 23. A 23 persone. No. Quindi con 43 io andavo male, sono sicuro proprio. Vabbè. Adesso, che cosa, qual è il conto difficile da fare? Uno meno? No, il conto difficile da fare è il prodotto. Quindi facciamo anche un po'. Io devo fare. Mettiamola così. 1 meno 1 su 365 per arrivare a 1 meno 42 su 365. Devo fare questo prodotto qui, solo questo prodotto qui si può scrivere così. Ok? Allora, noi vorremmo un modo di farlo così, diciamo un po' più velocemente, a parte si può fare pure la calcolatrice, però solo che li metti i numeri. Allora, allora noi dobbiamo calcolare questo numero, chiamiamolo x, poi dobbiamo fare uno meno x. Allora, beh, calcoliamo il logaritmo di x. Logaritmo in base e, logaritmo naturale. Poi dobbiamo ancora definire e, lo so, però insomma lo sapete, qualcuno alle superiori dovrebbe aver detto che non ci sono solo i logaritmi in base 10. Allora, logaritmo in viene logaritmo del primo, poi se non vi piace in base 0 fate in base 2, ma o in base 10, più logaritmo fino ad arrivare al logaritmo dell'ultimo. Ok? A questo numero, anche 42 su 365, siamo intorno a un 9, vicino a un 9, quindi è abbastanza piccolo. Allora, logaritmo di 1 più qualcosa si può approssimare, poi questo lo dimostreremo in analisi, logaritmo di 1 più t, se t è abbastanza piccolo, è abbastanza vicino a t. Quindi, qui a destra io posso scrivo uguale e continuo sotto, uguale a meno 1 su 365 uguale circa meno 2 su 365 fino ad arrivare a meno 42 su 365. Allora, se usiamo questa approssimazione il conto è diventato straordinariamente semplice, perché il denominatore è proprio lo stesso, 365, poi c'è un meno che mettiamo in evidenza, e solo che dobbiamo fare la somma. Quale 42 fattoriale dobbiamo fare? 1 più 2, il denominatore è uguale, la somma dei numeri da 1 a 42 quanto fa? 21 per 43. Allora, 21 per 43 fa 903. 8,60 più 43, 903. 903 fratto 3,60 quanto fa? 365. 900 fratto 360 fa 2,5. Qua farà 2,4 meno 2,4. Se lo fate con la calcolatrice. Ah, è un po' meno di 2,5. Che vuol dire? Allora, se questo logaritmo è meno 2,4, questo che cos'è? Circa è e alla meno 2,4. Oppure, se io voglio fare il logaritmo in base 2 di x, una cosa che si può ricordare è che il logaritmo in base e è uguale al logaritmo in base 2 per 0,7,
cioè il logaritmo naturale di 2 sarà 0, circa 0,7. Ok? Allora, se voglio quindi il logaritmo in base 2, basta che devo prendere questo e lo devo dividere per 0,7. E quindi 2,45 diviso 0,7 fa 3,5. Quindi questo fa circa meno 3,5 e quindi x è circa 2 alla meno 3,5. Oh, qua tenete conto che abbiamo fatto più di un'approssimazione, quindi può essere, ci può essere un 10-20% di sbaglio, insomma, di errore. E quanto è 2 alla meno 3,5? 1 fratto 8 per radice di 2. 2 alla meno 3, 2 alla 3 è 8, 2 alla 0,5 è radice di 2. Radice 2 è 1,4 e rotti, quindi siamo meno di un decimo. Quindi la probabilità che andavo a capa sotto era meno di un decimo. In realtà io sta cosa so più di 10 anni che la faccio e non sono mai andato a capa sotto. Anche con la probabilità circa, vabbè che a volte le classi erano un po' più numerose, però in realtà anche se fossero state sempre di questa numerosità, la probabilità non, anche se il conto fosse esattamente un decimo, la probabilità vera non sarebbe un decimo, sarebbe addirittura inferiore. Perché? Allora, io capisco che voi avete due difficoltà. Uno è ragionare e intuire le cose. L'altro è poi seguire i conti, perché i conti poi si deve imparare a farli. Quindi, le due cose sono diverse. La prima è ragionamento, la seconda è tecnica. Si impara. Chiaro? Quelle sono importanti tutte e due, perché altrimenti, diciamo, quello che fa la differenza tra un bravo tennista e un tennista da strapazzo non è soltanto, diciamo, è molto di tecnica, diciamo, prima è fisico, poi la tecnica, poi a parità di tecnica però con un'altra volta l'intuizione, la visione di gioco e il ragionamento. Quindi ci vuole sia la tecnica, bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna applicarsi. Però alla fine, se non c'è il ragionamento, non va da nessuna parte. Allora, qui dovete passare al ragionamento. Perché la probabilità vera è minore di quella che si calcola in questo modo? Cioè, avete visto lo schema come si calcola? Quindi diciamo la probabilità, se qua ci metto n, qua ci metto 366 meno n. Fate questo numero, lo calcolate con la codice esatto, la probabilità vera però è inferiore. Allora, la probabilità vera potrebbe anche essere 1, potrebbe essere anche superiore, cioè dipende tutto dal fatto se questi eventi, per poter far sì che la probabilità di certi eventi fosse il prodotto, io che cosa ho detto? Che devono essere indipendenti. Allora, come possono essere modificati non indipendenti? Per esempio, se io facevo la scommessa con mio collega e il mio collega sapeva, mettiamo che avevo scommesso 1000 euro, veniva qua mezz'ora prima di me, all'1:30, faceva lo stesso esercizio, diceva a lei, dice tu no, oggi ti do 100 euro per non seguire la lezione. Allora, diciamo, eliminava le sovrapposizioni, allora qua non c'erano due persone che erano dello stesso giorno, chiaro? Perché? Perché c'era venuto qualcuno e aveva dato, dice, ne pago 100, ne incasso 1000, la differenza fanno 100, giusto? Okay. E quindi
quindi c'era stata una modifica, cioè selettiva, cioè io ho preso la coincidenza e l'avevo rimossa, e quindi diciamo le date non erano più indipendenti, perché chi andava a rimuovere lui? Esattamente le persone che facevano vincere a me, una delle persone che faceva vincere a me, chiaro? Però non c'è stato questo, nessuno vi ha fermato all'ingresso, ha detto tu entri e tu no. Allora che cosa ci può essere stato? Vediamo un po'. Rivediamo un attimo, rifacciamo soltanto, adesso voglio sapere soltanto il numero dei nati. Quanti sono nati in gennaio? 3. Febbraio? 4. Marzo? 4. Aprile? Era solo lui. Maggio? 5. Giugno? 4. Luglio? È un po' di più, 2, 4, 6. Agosto? Pure 4. Settembre? 4. Ottobre? 4, no, di 5. No, novembre? Solo lui. Dicembre? 2, 3. Comunque, beh, il fatto è vero, nascono un po' di più d'estate. Questo era vero, lo sapevo da prima. Poi c'è una certa distribuzione delle nascite. Allora vediamola così. Qua la correzione sarebbe difficile da fare, bisognerebbe, piuttosto che farla per via teorica, bisognerebbe avere una tabella con le percentuali di probabilità di essere nati in un mese piuttosto che un altro. Però vediamo in che direzione va la correzione. Allora, se ipoteticamente voi foste nati tutti nello stesso mese, la probabilità è il 100%, perché 43, le caselle sono 31 massimo, a quel punto c'è almeno 12 coincidenze, chiaro? Quindi se io concentro, anche se negli altri 11 mesi non ci metto nessuno, se io concentro, la probabilità che ci siano, chiamiamole concordanze di data di nascita, aumenta. Se io rendo la distribuzione non uniforme, per capirci, quindi concentro un po' di più in certi mesi, e questo magari è difficile da dimostrare, però è vero, cioè se io rendo la distribuzione da uniforme non uniforme, la probabilità di avere concordanze aumenta, perché il fatto che ci siano certi mesi spogli viene più che compensato dal fatto che ce ne sono altri sovraffollati. Ci può essere un altro? Allora vediamo un po'. Quanti sono nati di lunedì? Lo sanno? Lo sapete? Non lo sapete. Però. Allora. Se ci fate caso, ci possono essere dei giorni della settimana che vengono evitati. Per esempio, se l'ospedale è grande, c'è i turni eccetera, magari sabato e domenica fa turno uguale. Ma certe volte, se proprio se l'ospedale è piccolo, siamo in provincia, magari la domenica, se possono, evitano. Magari può succedere. Allora, se tu hai una situazione di questo genere, concentri ancora di più. Ok? Quindi se hai due persone che devono nascere, una venerdì, una il sabato di quella settimana là, una il sabato, una venerdì, una il sabato, quella del sabato l'hanno fatta nascere venerdì e magari sono nate lo stesso giorno. Perché tu stai evitando, stai disuniformando la distribuzione sui giorni della settimana e quindi magari puoi indurre un'altra concordanza. Quindi in realtà le modifiche che possiamo pensare, almeno degli effetti che possiamo intravedere, diciamo di primo, diciamo di livello più elementare, qua tra poco ci dobbiamo fermare, ci dicono che in realtà la probabilità di concordanze aumenta, e quindi che questa che questa probabilità qui diminuisce.
e 1 meno invece aumenta. E quindi la probabilità che noi no, contrario. Insomma, che questo qua non è un decimo, è di 1. Va bene? Ok. Che volevo dire ancora su questa cosa qui? Vale. Oh, non l'ho dimenticato. Pausa.